principio dell'anima e complicità. Siamo alla Poderosa con Gianni Drudi in compagnia di quella che hai definito, no, la tua artista. La mia musa per questo lavoro è lo specchio dell'anima. Vi presento l'artista pittrice Denise Camporesi. Da questo incontro, no, è nato un album, è nato anche un dipinto, è nato tutto da un dipinto, ecco. Sì, è nato questo incontro al ristorante, un dipinto che lui ha utilizzato per mettere nel suo CD. Dal quadro al CD, guardate che bello, guardate che bello. Tutto in diretta, questo è, sono io e lei è la grande artista pittrice Denise Camporesi. E questo è il mio nipotino, quindi è un CD molto romantico e vi consiglio di guardare il mio videoclip dello specchio dell'anima. Ecco, lo specchio dell'anima, proprio perché inizialmente nasce da degli occhi su un fazzoletto, se ci racconti un attimo. Sì, su un tovagliolo, gli ho fatto il ritratto su un tovagliolo al ristorante. Poi gli ho detto, no Gianni, sul tovagliolo no, te lo faccio per benino e poi lo mettiamo su CD. E gli è piaciuto, è andato avanti, poi ho deciso anche di fargli un video, perché Gianni mi ha detto, ma dai, ti dedicati tu a questa cosa. Ho pensato alla storia e tutto, poi ho chiamato Carlo Grotti Trevisan, un bravissimo regista che ha curato la regia, è venuto veramente bello, romantico, e abbiamo coniugato tre cose, l'arte, la pittura, e la musica di Gianni, e la regia e anche il cinema. Ci siamo dedicati a tante cose, quindi è un mix di più cose, quindi è molto simpatico. Per quanto riguarda invece, parliamo prima della canzone, poi andiamo sull'album. Come mai lo specchio dell'anima, titolo dell'album, titolo della canzone? Ma allora, lo specchio dell'anima appunto è nata da questo schizzo che Denise aveva fatto su questo tovagliolo e poi abbiamo scritto la canzone successivamente. Poi l'abbiamo arrangiata negli studi delle Dune Studios di Lori Ceroni, che è un grande artista, direttore d'orchestra, arrangiatore, era il bassista di Miguel Bosé. Alla batteria un altro favoloso musicista che lavora in tanti tour, e poi la chitarra, per esempio il chitarrista di Anna Oxa. È stata realizzata una bella canzone, un bel arrangiamento romantico, quindi vedrete un Gianni Drudi un po' diverso dagli anni 90 di Fichi Fichi. Poi è bella anche la location, Villa de Vergers, bellissimo, abbiamo fatto una cosa fatta bene, vero? Una cosa romantica. Gianni esce un po' dai suoi schemi, vero Gianni? Grazie. Va visto. No, grazie a te Gianni. Per quanto riguarda invece l'album, qual è il nucleo? Contiene 12 tracce, chimica, c'è Fichi Fichi in versione house di J. Osso. Quindi rimane la tradizione. Rimane anche un po' di gogliardia degli anni 90, poi c'è la patatina insieme ai Gem Boy, c'è una canzone insieme al mio amico Bobby Solo, e c'è un, diciamo, un misto di Gianni Drudi dal romantico alla gogliardia, sì. Però lo specchio dell'anima rimane unico. È una collaborazione nata che continuerà secondo voi? Ci sarà un altro progetto in futuro? Sicuramente continuerà, la storia continua. Sì, sicuramente.